complicata. Poi, niente, era per confermare, l'hanno detto prima di me Enzo Cavani e Chiara, e Enzo sul discorso del territorio, al quale aggiungo anche un discorso economico in me perché sono diventato amministratore, nel senso che lotti di nostra proprietà sui quali edificare la scuola non ce ne sono altri. Il progetto originario che prevedeva l'esproprio dell'area di fronte al cimitero in via Barella non teneva conto dei costi dell'esproprio, cioè era impossibile realizzare una scuola in quel luogo mettendone i costi anche l'acquisizione del terreno, non ci saremmo mai riusciti. Il discorso di Chiara secondo me è molto importante, è un discorso che rientra nel processo partecipato che abbiamo fatto con la scuola media. La scuola media è non solo consapevole, ma è perfettamente d'accordo sul fatto che anche nella nuova scuola dovrà essere garantito una sorta di, dovrà essere costruito una sorta di cordone di protezione, nel senso che gli studenti devono andare a scuola prevalentemente a piedi. Non è possibile che tutti i genitori portino gli studenti anche nella nuova scuola davanti al portone. Quindi vogliamo assolutamente favorire un accesso pedonale, quindi dei parcheggi non davanti alla scuola, ma a distanza della scuola, e credo che questo, e questo è condiviso anche dalla scuola, e credo che insomma debba essere una prospettiva di tutti, non soltanto nostra. Se non ci sono dichiarazioni di voto. Volevi conferire come gruppo? O... va bene, Nicola.